Ora parliamo di sanità. Nonostante l'impegno di migliaia di dottoresse e ricercatrici in oncologia medica, in Italia solo il 15% dei primari è donna. In Lombardia sono 5. Per riportare i numeri in parità è nata una rete di sostegno fra le donne che curano i malati di tumore. Un convegno di oncologia medica in sala. Le donne sono tante perché la loro preparazione e professionalità in reparto come il laboratorio è riconosciuta e apprezzata. Eppure in Italia appena il 15% dei 223 primari è donna, meno di 40. Ecco perché alcune di loro hanno dato vita al network Women for Oncology, rete di sostegno e di formazione creato con l'obiettivo di riportare i numeri in parità. La donna tendenzialmente è più accogliente, più capace di ascolto e più capace anche di multitasking. Queste stesse caratteristiche che la rendono particolare nei confronti del paziente possono rappresentare in realtà il superpower anche nella managerialità. Il progetto della rete è stato suggerito dalla Società Scientifica Europea di Oncologia Medica a congresso poche settimane fa a Madrid. A Milano sono arrivate ora le principali novità, per esempio la necessità di personalizzare sempre di più le cure e di cambiarle via via man mano il tumore si trasforma. Bisogna ricaratterizzare il tumore da un punto di vista biomolecolare ogni volta che la malattia si ripresenti. Questo ci consente di studiare le nuove caratteristiche molecolari del tumore e di mirare in maniera sempre più precisa i farmaci target che abbiamo a disposizione. Il vero problema è rendere terapie che diventano sempre più complesse e più costose disponibili per tutti.